Ciao a tutti e bentornati e bentornate di nuovo nel mio canale. Perdonate il mio tono di voce, ma oggi ho deciso di fare la splendida. È ottobre, è venuto l'autunno e tutto eccetera. E io mi sono messa, ho fatto tipo lo shampoo, la doccia, mi sono tenuta in testa questa asciugamano bagnata, una cosa come 3 ore. Poi mi sono messa lì con la maglietta tutta a mezza manica a cantare, sentirmi la musica, sfavoranzarmi di creme, cremine e roba varia. E ora... ma la gola sta morendo. Hai voglia di prendere cose calde? Niente. In questo video voglio parlarvi di una foto che vi avevo mostrato anche su Instagram un pochino circa 2 settimane fa, di come faccio la tintura senza la tintura, oppure come la vivo io il rosso, perché il rosso è un colore che si spegne davvero molto molto presto, come potete vedere anche da questa foto qui. Io le foto del prima e del dopo non ho messo assolutamente filtri, nelle foto che vedete non ho messo assolutamente filtri, e quindi iniziamo subito in chiacchiere. Allora, esistono dei prodotti che vanno miscelati con il balsamo, che sono dei pigmenti puri e che ci permettono quindi di non utilizzare la tintura, ma appunto chi mi disturba. Dicevo, ci sono appunto pigmenti. Allora, iniziamo dal primo prodotto qui, che è anche quello lì che ho utilizzato nel corso del video che andrete a vedere, perché più avanti appunto vi farò vedere la miscelazione, l'applicazione appunto di questo prodotto e il suo risultato finale. Allora, io ho utilizzato questo prodotto che è il Manic Penny. Io l'ho utilizzato nella colorazione Vampire Red, in pratica è questo colore qui, come potete ben notare, questo rosso sangue vampiro. Questo colore qui è bellissimo, è un rosso un po' vampiro, quindi è diverso dal rosso fuoco, è come se fosse, assomiglia un pochino al magenta che avevo fatto, però come potete notare è molto molto bello. Questi pigmenti qui come funzionano? Nel senso che vanno miscelati appunto al balsamo, e quindi possiamo decidere a noi anche l'intensità o meno che vogliamo far aggiungere al nostro colore. Di solito queste colorazioni qui sono dei semi permanenti, nel senso che durano anche un mese o due, molto dipende anche dalla quantità di shampoo che facciamo. Io che ho i capelli grassi, lavo i capelli 2 volte a settimana, capita che a volte ci sono delle... che ne so, c'è un'occasione particolare, quindi mi capita anche di lavarli 3 volte, giusto per averli perfetti. E quindi a me sicuramente dura molto di meno di una ragazza che magari fa lo shampoo 1 volta a settimana perché ha i capelli secchi. Quindi molto dipende anche dalla quantità di shampoo che noi stesse facciamo. Allora, io l'ho fatto all'incirca 2 settimane fa, il colore c'è ancora, mantiene ancora benino, scarica ancora, mi rendo conto quando faccio lo shampoo. Però io settimana prossima lo vado a riprendere, perché comunque mi rendo conto che non è bello acceso e perfetto come il primo giorno che l'avevo fatto. Il fattore molto bello è che non c'è nessun tipo di ossigeno da utilizzare, nessun tipo di niente, no? Sono soltanto dei pigmenti che vanno miscelati al nostro balsamo, un balsamo qualsiasi. Allora, la Manic Panic fa questi pigmenti semipermanenti in colorazioni un pochino più pazzerelle. Voi direte, ok, questi qua di solito si usano con capelli decolorati, quindi uno sceglie di metterci sopra il verde, il giallo, il rosso, il viola, il fucsia, insomma il colore che più preferisce. Però ad esempio se io sono di base rossa e prendo un colore del genere, prende. Se avete già, se avete i capelli castani, mettete questo sopra, non è che vi viene soltanto un pochino il riflesso, non vi vengono rossi così. Ok, togliamo un attimo da parte i Manic Panic, perché appunto sono colorazioni un pochino più pazzerelle, ma passiamo anche ad un'altra cosa. Allora, questi pigmenti, queste sorte di maschere così, se andate nei negozi di riforniture per parrucchiere eccetera eccetera, anche un po' più forniti, li trovate anche in colorazioni tra virgolette normali, come un castano, come un castano, come un mogano, come un nero, un castano scuro, insomma ho trovato varie tipologie di pigmenti. Ad esempio io ho questa qui che si chiama Color Up, che è una maschera rigenerante di colore e che è della Ecos Line, insomma un brand che fa prodotti per capelli a livello più professionale, fa anche tinture. Questa maschera che ha, adesso ve la faccio vedere appunto qui sopra, vedete? È una maschera
colorata e coloratissima. Se vi va sulle mani dovete applicarla con i guanti perché sennò vi macchiate tutte. Allora, ha lo stesso principio del Manic Panic, soltanto che questa qui, sempre dietro c'è scritto l'applicazione, tenetela in posa dai 3 ai 15 minuti, ognuno poi ha la sua, insomma, il suo tempo di posa. Vedete, è molto 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 rosso. Che cosa fanno questi pigmenti di colore? Allora, ad esempio, di questo brand, come tantissimi altri brand, basta chiedere comunque soltanto delle maschere colori o dei pigmenti di colore da miscelare al balsamo. Ad esempio, questo qui la trovate in nero, in castano. Ad esempio, avete fatto un castano mogano, è un bel colore, l'avete fatto, l'avete raggiunto con una tintura, perché se partite da un colore naturale, insomma, se avete una base castano naturale e volete fare questo qui castano rosso, per esempio, voi ci riuscite, prende un pochino il riflesso, però io lo consiglio di utilizzare per ravvivare il colore, quindi per non fare sempre la tintura. Non va bene su capelli bianchissimi. Mettiamo caso la riga dei capelli bianchi, ok, in quel caso io vi consiglio sempre di andare a ritoccare soltanto i capelli bianchi e non andare sempre sulle lunghezze, quindi magari sulle lunghezze applicare una maschera del genere che vi ravviva il colore. Anche il nero è un colore che come il rosso scarica subito, perché il nero io lo portavo, lo adoravo, lo amavo e lo volevo sempre più nero, perché il nero anche scarica e tende a diventare un pochino più rosso. Io amavo il nero blu, facevo questo nero blu, questo nero con dei riflessi blu bellissimi, e quindi utilizzavo, quando iniziavo a scolorirsi, queste maschere di colore. Quindi ci sono questi tipi di pigmenti qui, questi qui sono i Manic Panic. In Italia io personalmente non li ho trovati, li ho trovati solo su Amazon e mi sono arrivati dall'America, non ho pagato dogana stranamente, e, però c'è sempre il rischio. E invece, però mi sembra che anche in UK dovrebbero averlo, io l'ho preso mi sembra perché costavano di meno, comunque... rispetto ai Crazy Color, il Manic Panic è molto migliore a mio modesto parere. E invece poi ci sono queste maschere qui da viva colore, quindi se voi avete un castano da voler ravvivare senza utilizzare tintura, passate appunto con una maschera del genere da viva colore, oppure dei pigmenti da miscelare appunto al balsamo. Questa qui, ad esempio questo brand qui, come altri brand, hanno la cartella colore e potete decidere di scegliere voi il colore che più preferite. Io vi lascio all'applicazione di questa maschera, di questo pigmento, noi ci vediamo dopo. Iniziamo subito. Allora, vado a prendere la mia maschera, potete utilizzare qualsiasi maschera che preferite o anche il balsamo. Io vi consiglio una maschera perché è più densa, quindi più facile da applicare, come se fosse appunto una tintura. Applicate la quantità per i vostri capelli, quindi se sono più corti ne mettete di meno, se sono di più ne mettete di più, e poi vado a mettere il mio pigmento all'interno. Ne aggiungo un pochino alla volta fino al colore desiderato, quindi se lo volete un pochino più tenue ne mettete di meno, se lo volete molto più carico ne mettete comunque di più. Quando vi rendete conto che ad un certo punto il colore rimane sempre lo stesso, vuol dire basta aggiungere pigmento, perché comunque più di quello non riesce a colorarsi. Ecco qui i miei guanti, ci vogliono i guanti perché macchia tantissimo, e vado ad applicarlo sui capelli. Lo lascio in posa 35 minuti, proprio come se fosse un colore, ma potete anche scegliere di metterlo per meno tempo. Io lo metto per 35 minuti, così sono sicura del risultato finale. Ecco qui il risultato finale, quel rosso un po' sbiadito è andato via per dare spazio a questo rosso molto più brillante. Se avete delle domande scrivetele anche giù nei commenti, io spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima, ciao!